Poi dopo c'è chi lo cura di più, lo mette, se ne serve di più, eccetera, eccetera. La storia del cinema è piena di personaggi così che sono diventati delle icone, in questo senso, straniere, tante, soprattutto quella che per me rende al massimo, la figura massima della femme fatale è naturalmente Marlene Dietrich, però anche le femme fatale nostrane, casalinghe così, hanno indubbiamente questa forza seduttiva, per cui hanno tutti i diritti di essere definite fatali, forse con meno sofisticazioni intellettuali, con più carnalità, carnalità padana. Per il mio Tasera c'è il film di una che non può essere certo definita una femme fatale nel senso di Marlene Dietrich, però insomma come sintesi iconica di carnalità padana. Serena Grandi aveva tutti gli elementi e quindi è bello il titolo e il sottotitolo, credo che avete usato un sottotitolo, peccato che sia, No, no? femme fatale, il premio della signora Fenech è femme fatale femminista fatale, intendendo che qualsiasi donna è fatale e dunque anche c'è un femminismo insito in questo, perché la femme fatale comunque rompe le regole. Invece il titolo del convegno è Divine Canaglie, 60 anni di femme fatale all'italiana. Sì, non capisco. Peccato che sia una canaglia da ancora precedente, poi fu cassato per... No, ma comunque sì, non capisco che c'entra il femminismo. Lo so, ma...